Ed eccoci qui, buonasera e bentornati cari amici di Live Social, prontissimi anche questa sera per quello che è un viaggio di storie e di interviste che andiamo a cominciare presentando la nostra ospite Tatiana Rigon. Buonasera Tatiana. Ciao, buonasera a te. La nostra Tatiana questa sera è venuta qui a parlarci di questo viaggio, insomma non a caso, perché lei appunto è una travel blogger, è stata anche insomma agente di viaggi. Andiamo a vedere un pochino quello che è stato il suo percorso, come ti sei appassionata al mondo dei viaggi, insomma al viaggio in generale, poi andremo a parlare di tutto il resto, ok? Ok. Allora, io ho iniziato studiando lingue all'Università di Verona. Ok, e questo poi... è il primo passo, insomma, per conoscere anche poi le culture estere. Esatto, esatto. E poi da 11 anni faccio l'agente di viaggi, okay, in un'agenzia che si chiama Agenzia Muraro Viaggi a Camisano Vicentino, in provincia di Vicenza. E niente, questo da una passione poi è diventato effettivamente la mia professione, il mio lavoro. E quindi i viaggi fanno effettivamente parte di quella che è la mia vita, ecco. Insomma, diciamo che anche avere questa componente, insomma, dei viaggi che caratterizzano anche la tua esistenza è una cosa molto bella, specialmente se è un qualcosa, insomma, per la quale hai studiato, se è una cosa con la quale continuamente poi lavori, se è una cosa che poi alla fine va a ritagliare anche dei pezzetti del tuo tempo libero, giusto? Esatto. Perché mi dicevi che quindi adesso sei anche una travel blogger, giusto? Sì, da circa un anno ho iniziato questa avventura, okay, che ti dico è partita veramente per scherzo, per gioco, perché durante l'estate 2017 ho fatto un viaggio in Giappone e durante questo viaggio io e i miei compagni di viaggio facevamo dei video che poi caricavamo sui nostri profili Facebook e facevamo delle dirette tutte le sere per parlare con chi era rimasto a casa e avevamo un discreto seguito. Insomma, era qualcosa che era partita anche così magari per documentarvi solo sì, tra voi, per tenerli per voi, invece esatto, alla fine è piaciuto anche tanta altra gente, giusto? Sì, poi... una volta tornati a casa ho deciso di mantenere vivi questi video e ho aperto il canale YouTube L'Agente dei Viaggi, da cui poi è nata la pagina Facebook, il profilo Instagram, e ho iniziato appunto a fare viaggi sempre durante i miei viaggi anche successivi, insomma. Anche successivi, insomma, diciamo che poi in questo momento poi travel blogging soprattutto su YouTube va tanto, insomma, perché secondo me tante persone da casa hanno voglia di avere invidia di queste persone, insomma, che fanno questi viaggi spettacolari, ma anche sola, non solo insomma chi semplicemente li guarda dal divano, anche chi magari programma dei viaggi futuri, insomma chi vorrebbe insomma visitare tanto dei posti dove tu sei stata, gli dai la possibilità insomma di avere quelle informazioni che possono derivare dall'esperto, sì, ma anche semplicemente dal turista, quindi sì, è la possibilità da gente di viaggi di immedesimarti nelle persone, giusto? Sì, esatto, diciamo che la mia idea è un po' diversa rispetto a quella di tanti influencer o youtuber che ci sono, che sono più o meno bravi comunque, che hanno anche tanto seguito, perché io vorrei puntare più su un aspetto da professionista, nel senso un punto di vista di una persona che con i viaggi ci lavora e per cui i viaggi sono poi anche tanto una grande passione, però appunto non dare è semplicemente dei consigli, certo, cioè esatto, cercare di dare un punto di vista un po' più professionale e sapere quello di cui si sta parlando, sì, ecco. Sì, non si parla quindi soltanto di quello che è un appassionato di viaggio che insomma dice ah sono andato a mangiare in questo posto, esatto, che è carino, ma è anche dal punto di vista quindi di qualcuno che a livello poi di viaggi insomma ci lavora, se ne intende, senza trovare la possibilità di avere insomma anche quella sfaccettatura in più, anche se poi immagino che le persone che ti seguono si appassioneranno anche a quello che è la sfera della tua vita, insomma, per quanto riguarda te nuda e cruda, insomma, nei viaggi, sì, giusto? Sì, poi diciamo che chi mi segue vede che a parte l'aspetto culturale dei vari posti, a me piace tanto cercare magari qualcosa in particolare dove fare shopping, qualcosa da comprare, piuttosto che posti dove andare a mangiare. Magari a me anche, piacciono magari anche il posto non esattamente turistico, insomma. Esatto, sì. Poi mi piacciono tantissimo i location tour, che è una cosa su cui vorrei sempre più cercare di trovare quelle chicche che danno la possibilità a tutti di medesimarsi e poi di far crescere la voglia di partire, ecco. Ho capito, quindi insomma da questo punto di vista il tuo viaggio poi adesso insomma sta prendendo una dimensione, quindi insomma condividi tanti quelli che sono i tuoi viaggi, quindi semplicemente la frequenza con cui pubblichi insomma attraverso YouTube, attraverso le pagine poi social che integrano sostanzialmente è ogni volta che torni da un viaggio, giusto? Ogni volta che torni da un viaggio carichi tutto? Sì, allora io quando torno da un viaggio effettivamente carico, quindi c'è il montaggio dei video, la parte foto, anzi la parte foto in realtà è anche durante il viaggio, anche durante grazie il viaggio, a internet, insomma, anche perché, si insomma, può fare finché si è in viaggio star lì a mettersi a montare video, insomma magari è una cosa no, che uno preferisce insomma godersi il viaggio, quando torna poi la possibilità quindi di caricare esatto, tutto quanto con calma, esatto, mentre quando non viaggio, perché non sono sempre in viaggio e nonostante quello che molti mi accusano, ma in realtà no, cerco di fare dei video con suggerimenti
utili, quindi delle cose che appunto chi cerca in internet dei consigli su come organizzare al meglio il viaggio, dove andare, farsi venire qualche idea, così cerco di fare dei video così di suggerimenti, certo, e di consigli pratici e utili che a volte sono la cosa che fondamentale, serve tanto. Certo, quindi insomma da una dimensione quindi del semplicemente raccontare il tuo viaggio passi a una dimensione quindi che possa quindi aiutare a raccontare anche la tua esperienza, raccontare anche quindi il modo in cui tu possa aiutare gli altri anche da casa, insomma, certo. Da questo punto di vista adesso hai cominciato poi a condividere anche i tuoi viaggi sui media. Il tuo prossimo viaggio, prima ne parlavamo a microfoni spenti, è una meta molto ambita riguardo alle quali insomma ci si può insomma trovare tanto materiale di cui parlare, giusto? Eh sì, direi di sì, perché adesso sono in partenza per un viaggio a New York dove farò la tour leader per un gruppetto di persone che mi seguiranno. Ok. E faremo un 6-7 giorni al top con New York natalizia, che è forse il periodo più bello dell'anno. Certo, sì. E anche il più freddo, ma vabbè, cercheremo insomma, di combattere. È freddo dappertutto per quanto riguarda almeno l'emisfero insomma boreale, insomma, sì, almeno per quanto riguarda le nostre zone. Se non altro ti dà la possibilità però di raccogliere anche quella che è la magia insomma del Natale in quei posti, giusto? Indubbiamente, sì. New York è una città magica sempre, durante tutto l'anno e in ogni periodo dell'anno si può trovare qualcosa di particolare da fare, certo. Però devo dire che il meglio di sé viene fuori proprio nel periodo natalizio, nel periodo delle feste, vuoi per gli addobbi, vuoi per le decorazioni, vuoi per la magia stessa che la città assume, e è veramente imperdibile. Ma tu ci sei già stata a New York? Questa è la quarta volta a New York. Infatti mi sembrava strano da come ne parlavi, insomma, sì, sembrava la quarta volta a New York. La quarta volta, la prima e l'ottava volta... in America. Ah, ok, l'ottava in America. Sì. E la prima volta a Natale però? La prima volta sono stata l'8 dicembre, sì. Anche la prima volta e poi in primavera e poi anche in estate. Ah, ok, quindi insomma hai fatto un po' meno tutte le quattro volte, quattro cantoni sostanzialmente e quattro stagioni. Sì. E da questo punto di vista quindi andiamo a vedere anche quindi i video insomma che in questo viaggio usciranno poi prossimamente, sì, giusto? Esatto. Hai intenzione quindi di pubblicare quello che è un itinerario completo del viaggio? Sì, allora pubblicherò un po' via via che saremo in viaggio, quindi Instagram Stories e tutte queste cose, e poi quando tornerò ci sarà il montaggio vero e proprio con dei video che io solitamente faccio un po' a tema, quindi magari un video sul cibo, un video sui posti principali da visitare, un video sui decori più belli, insomma, poi vedrò in base al materiale che raccoglierò, certo. E sicuramente pubblicherò anche degli articoli per un magazine online con cui collaboro da un anno che si chiama My Boarding Pass, che è un magazine tenuto da un gruppetto di agenti di viaggio come me, sparsi un po' per tutta Italia, e ci occupiamo proprio di diffondere l'idea che viaggiare con un agente di viaggio è quello che ti dà un po' la marcia in più nel viaggio. Certo, insomma, quindi senz'altro insomma farlo con chi insomma si sa anche divertire in viaggio, certo, con la coscienza, con la consapevolezza quindi di un turista esperto, ma non solo, quindi anche di un operatore quindi di viaggio, senz'altro ti dà quella marcia in più anche insomma per goderti insomma il tuo itinerario, il tuo viaggio, esatto, anche insomma senza diciamo stressarti troppo, esatto. Da questo punto di vista quindi per ogni viaggio che fai fondamentalmente vengono fuori quei 4-5 video che sono in genere quelli sul topping, insomma, che possa essere il cibo, che possono essere i posti, che possono essere dove fare shopping, certo, tutto quello che riguarda quindi il mondo del viaggio a 360 gradi lo si vede insomma a compartimenti stagni, insomma fai anche questa suddivisione per creare dell'ordine. Sì certamente, anche perché i viaggi, soprattutto quando sono viaggi lunghi, è difficile selezionare, fare anche un video che duri poco e che spieghi tutto. Perché ogni video da quanto lo fai lungo solitamente? 10 minuti circa. Sì. Perché possa essere quindi anche più scorrevole, insomma. Sì, anche perché comunque ormai tutti hanno fretta, tutti guardano le cose in velocità, quindi meglio essere concisi e farne di più, più specifici, che non farne, che non fare un film. Esatto, un video da un'ora esatto, e mezza, insomma, che nel quale magari insomma hai 45 minuti, insomma, uno deve anche insomma fare le sue cose, insomma, senz'altro farli trascorrere in questa maniera molto più insomma anche soft, attraverso insomma questa forma insomma di questi video molto brevi, ti dà la possibilità quindi di anche raggiungere il risultato di far conoscere e di far conoscere te e appunto i posti che vai a visitare senza quindi annoiare. Certamente. Molto importante da questo punto di vista. E quindi da questo punto di vista dobbiamo andare a vedere magari quanti giorni tu ti concedi, insomma questa volta però non è la prima per te, giusto? No, questa volta non è la prima, però devo dire che
che tranne una volta in cui abbiamo fatto un Morbi Fuggi, io sono sempre stata a New York per circa una settimana. E quindi tu pensi che una settimana, almeno una settimana, serva se uno magari ci va per la prima volta? Sì, indubbiamente una settimana è necessaria. Perché sennò uno magari si trova alla fine a stressarsi, a fare le ore piccole per visitare i posti e non si raccapezza più e non gli rimane un po' un bel ricordo di quello che è il viaggio. Anche perché, scusami, ci sono tante cose da fare, tante cose da vedere che non basterebbe, credo, un anno. Quindi è meglio andarci più volte come la nostra Tatiana. Sì, ma anche comunque cercare di individuare quello che effettivamente più interessa, ecco. Perché non è che per andare a New York bisogna per forza andare a visitare quello che è canonico per visitare una città, quindi musei, monumenti. Ci si può creare veramente un itinerario che può spaziare sugli argomenti più disparati. Può essere l'architettura, può essere il cibo, può essere lo shopping, qualsiasi cosa. I murales, può essere anche i murales, insomma, ci sono anche tanti vari tipi di arte, insomma, che si possono andare a vedere in quei posti. Senz'altro poi magari all'interno poi delle tue piattaforme si potranno trovare tanti consigli da questo punto di vista. Quindi il consiglio che diamo è di rimanere sintonizzati tutti quanti se volete maggiori informazioni su New York in particolare, ma anche su tutti quindi altri insomma posti, insomma, che ha visitato la nostra Tatiana, che visiterà. Senz'altro dovete andare a trovare l'agente dei viaggi, insomma, che è appunto il suo canale YouTube, a cui è collegata quindi la pagina Facebook l'agente dei viaggi e su Instagram @Tatiana_la_gente_dei_viaggi. Un po' complicato. Ogni spazio è un underscore, quindi lo trovate. Senz'altro poi queste sono le pagine che utilizzi quindi per integrare attraverso quindi le foto, anche quando sei lì, ma anche insomma per ricordare a tutti quanti quando magari viene pubblicato il video. Certo. È tutto un lavoro di integrazione che fai per garantirti poi anche la possibilità di non perdere il video a tutti quanti. Esatto, giusto? E volutamente non ho un blog canonico dove scrivo articoli eccetera, perché comunque un agente di viaggio non scrive articoli, nel senso io li scrivo solo per My Boarding Pass, appunto, che è questa piattaforma di cui ti parlavo prima, mentre poi tutto ciò che sono i miei consigli eccetera io preferisco farli un po' vis-à-vis, un po'... Sì, esatto, in modo più diretto. Sì, insomma, esatto. Senz'altro, quindi... da questo punto di vista si tagliano anche quelli che sono i filtri, insomma, del racconto, si fanno direttamente vedere, insomma, questo posto è imperdibile, lo faccio vedere mentre lo descrivo, insomma. Certo. Senz'altro, da questo punto di vista molto immediata, Tatiana, siamo praticamente in chiusura. Ovviamente io vi ricordo di andare, insomma, ad iscrivervi al canale appunto della nostra Tatiana, l'agente dei viaggi, attivate anche la campanellina così ricevete tutte le notifiche. Allora Tatiana, io ti faccio i migliori complimenti per quello che è stato il tuo percorso. Grazie. I migliori auguri quindi per questo viaggio, ma anche per tutti i tuoi prossimi viaggi, e perché tu possa condividerli con tutti quanti. L'invito per una prossima intervista, quando sarai tornata dal viaggio, ci racconterai anche il processo di sviluppo di tutti i video, va bene? Certo, e poi i nuovi progetti per il 2019. E i nuovi progetti per il 2019, quindi non possono mancare. Allora rimaniamo sintonizzati con la nostra Tatiana e appunto voi continuate a seguirla sulla gente dei viaggi, non vi fate perdere nulla. Allora Tatiana, noi ci vediamo alla prossima volta. Certamente. È stato veramente un piacere. Grazie anche per me.